chiamo Traore Ousmane, sono nato in Costa d'Avorio 42 anni fa, ho 4 figlie, sono qua in Italia dal 94. Io ero in Tunisia a studiare, quando è morto mio papà ho fatto una scelta, però prima sono venuto qua in Italia come turiste, ho visto mio connazionale che vivevano già in Italia, lavorano. Poi ho fatto una valutazione, finendo questo studio, poi torno giù a lavorare, quella che guadagno qua un operaio laggiù, anche se io ho un lavoro come funzionario non avrò guadagnato, quindi ho fatto la mia scelta e poi ho mollato studio e sono venuto qua in Italia. Quella è stata mia madre, i miei fratelli, i cugini, tutto, ho lasciato tutta la famiglia laggiù. Quindi sono coordinatore della Commissione Immigrati a San Vito Teiamento. Questa qua l'obiettivo era la facilitazione dell'integrazione, perché constatiamo che non è tutti che sono integrati nell'area sanvitesi, alcuni sono ben integrati, però alcuni anche fino adesso non sono ancora integrati. Allora questa qua pensavamo che è un mezzo per facilitare l'integrazione, ecco. E difficoltà comune è il problema dei figli, perché dove mettiamo i figli per andare a lavorare? Questo è un problema di tutti, perché qua italiani, diciamo sanvitesi, hanno o quasi qua o nonna, e invece gli immigrati non hanno nulla. Quindi, anche se c'è la volontà di entrambi a lavorare, però ho due scelte, o fai figli o non fai figli e stai a casa, oppure non fai i figli e andate a lavorare tutti e due. Queste sono le due possibilità. Io mi sono integrato bene, per fortuna, perché magari ho avuto fortuna di incontrare le persone giuste. Allora mi ha aiutato a integrarsi, io sono ben integrato qua a San Vito, anche mia moglie, anche i bambini. Quindi io mi sento italiano, questa significa che se uno è ben accettato, integrato, allora quindi non ha motivo di non essere, di rifiutare questa, non so come dici, titolo di italianità, ecco. Quindi io non vedo perché, io mi sento italiano, anche se non lo sono ancora, me lo sento perché ha ragionamento, ragiona come loro, lavoro con loro, perché la differenza non la vedo. E quello che può fare lo Stato, cioè, come base, di fare la base, cercare di fare una base minima nel paese dove provengono tutti questi agenti, nel senso che, perché come ho detto, l'informazione inganna tanto il telefono, quella che si vedi laggiù, qua ti fa pensare che tutto è facile, invece, però di fare anche di sensibilizzare gente che stanno laggiù, non dire di dire a loro non venite in Europa, però cercare di creare una struttura nei paesi dove vengono tutti questi agenti, sensibilizzare, dicono le cose come stanno, anche fare formazione o cosa. I francesi hanno il centro culturale anche italiano, per una volta funzionava, però oggi come oggi non funziona più. Quindi di cercare di creare qualcosa laggiù. Non posso anche dire immigrazione selezionata, no? Però il minimum di preparazione bisogna fare laggiù. Dicono, fa una quartiera immigrato, è sbagliatissimo. Quella di Padova, 90% erano tutti immigrati. Allora, persone di diverse nazionalità, di diverse culture che si ritrovano. Anche la polizia non entrano per intervenire, perché cosa dicono la polizia? Fra di loro, se la vedono fra di loro, questo è sbagliato.
Allora, questo è sbagliato. Questa, che sia lo Stato o la Regione o il Sindaco del Comune, deve intervenire e fare questo. Non devono accettare questa concentrazione di immigrati nel stesso posto. È sbagliato. Perché se nasce solo i problemi su problemi. Come il banlieue, non è il banlieue della Francia, però più o meno si fanno così, diventa un banlieue, perché Padova era quasi, quella di Padova era quasi un banlieue come il banlieue francese. Cioè, tanti dove ci sono le guerre civili, quelle che hanno la possibilità di uscire sono uscite, però non tanti che hanno possibilità. C'è c'è una politica europea su questo. Perché loro, dove gli convengono, intervengono, concedono a loro di immigrarsi in Europa, dove c'è l'interesse, che sia la Francia, l'Italia, la Spagna, o dove c'è l'interesse, se l'Italia, prendo l'Italia, se sa che ha interesse di quel paese lì, allora interviene, è buono, concede il visto e li sente si immigra, perché lui ha un oggettivo. Allora il paese di là vede l'aspetto positivo dell'Italia, quindi ho un non ho detto l'Italia, sto facendo un esempio, quindi ho una procedura per arrivare a quella che loro vogliono. Allora concedendo il visto, facilitando l'immigrazione, questa è una politica sporca che fanno tutti i paesi dell'Europa, che è sbagliato, perché guerra civile è guerra, guerra è guerra, anche se quella terra è povera, però comunque una guerra.